Tre denti su qualcosa di un po' più mi è stato notato! La preda improvvisamente diventa un predatore, ragazzi! Ma il cacciatore non teme nulla. Guarda i suoi occhi verdi, senza te... Va, va, angulo. È una renna? Oddio, no, mi sta riempiendo tipo lo schermo verde. Che cosa fa questo avvelenamento chimico? Oh, Cristo Dio! Esattamente un anno. Esattamente un anno fa ho girato l'ultima puntata di Tales from the Far Territory e oggi, per l'appunto, dopo 365 giorni, è uscito un update che inserisce due nuovi episodi alla nostra leggendaria avventura in modalità Stalker. Quindi, ehi, hey, gente, questo io do il bello su canale con l'inizio di questa nuova serie, o per meglio dire ripresa, in quanto riprenderà la nostra avventura in modalità Stalker, ma da dove ci eravamo lasciati, quindi nel bunker Omega, completando l'episodio 1, Signal Void, ora riprende la nostra avventura, carichiamo la partita, dopo l'aggiunta dello scorbuto, per l'appunto è una malattia che vi ho raccontato nella modalità miseria, questa di Alfredo Nono, che sono ancora vivo, sono ancora vivo mentre sto girando, e praticamente... Niente, sono stati aggiunti due nuovi episodi che voglio per l'appunto esplorare, in quanto racconteranno la storia di questo team di scienziati esploratori che stavano studiando questo evento di Carrington, non ho cercato qui... Ah, Gene Slogory, madonna mia, non sono... Scusami le citazioni, ma non sono abituato a trovare qualcosa negli armadi. Modalità miseria, 9 armadi su 10 sono vuoti. Non avevo cercato dentro questi armadi? Incredibile. Dovrei avere una lanterna. Guarda, è incredibile, raga. Come sono equipaggiato? Mamma mia, quanto cibo! Ma è un paradiso! Ma perché mi torturo con Misery Mode quando ho tutto questo? Ho le scarpe congelate, però. Che ho fatto? Ho camminato nell'acqua? Nell'acqua ghiacciata? No, questo mi causerà... Non ho per caso la sfiga di insonnia? Caviglia slogata? Rischio di distorsione? Sicuramente ho della roba in eccesso. Riposo migliorato, quindi cos'è? Volevo dormire, credo. Beh, se c'ho riposo migliorato, volevo dormire. Non mi ricordo com'era terminata l'avventura. Mi ricordo che praticamente stavo studiando questo scienziato Rudiger... Rudiger De Santis... Io non sono abituato a questi ritrovamenti. Per me, ma io se ritrovassi questo, se ritrovassi un doppio petto da marinaio nella modalità interlope, cioè guarda, no, dovrei perfino rifiutarlo. No, è migliore. È migliore, perché questo dà 3 e 4 per mezzo chilo in meno. Dà meno protezione, però, vabbè, ho capito. Però voglio dire, cioè guardalo. Doppio petto da marinaio. Madonna mia, come sono ben vestito. Sfortunatamente non posso riparare, perché sono al buio, ma dovrei ripararmi questi vestiti. In ogni caso, lasciamo un po' di roba che ho in eccesso a sto punto. Vediamo per peso che cosa... Lasciamo questo. Carbone mi servirà. Questo? Come sono messo col cibo? Non sono costretto a mangiare la carne di lupo, puoi credermi. Carne di coniglio la mangio ancora. Ma posso prendere... Dammi qua la lanterna. Forse la dovrei ricaricare. Non posiziona, ma ricarica se puoi. E nulla da dire, semplicemente dobbiamo riprendere la nostra avventura su Tales from the Far Territory, da dove ci eravamo lasciati. Quindi, completamento dell'episodio 1 Signal Void, segnale a vuoto, tradotto letteralmente, dove per l'appunto scoprivamo che la squadra di Rudiger aveva fatto una brutta fine. Quale fine? Non si sa, perché è scomparsa. Però hanno cercato di sopravvivere il più a lungo possibile dentro questo bunker Omega per poi sparire improvvisamente. E quindi noi adesso dobbiamo metterci sulle tracce di Rudiger e... niente, capire che cosa abbiano scoperto. Raga, così tanti vestiti è stupendo. Ma così dovrebbe essere la Misery Mode, Cristo e Dio, non... È ottimo, perché questo mi fa paura, perché ho paura di ipotermia, quindi... Quindi va bene. Ok, che cosa posso lasciare? Legna sicuramente ne ho troppa. Forse due ne posso prendere. Poi, nitrato di potassio e questa roba può essere trasformata in... per l'appunto in... come si chiama? Qui maledetto. Amico, scendi? Perché non scende? Sto usando la rotella ma non scende. Possono essere per l'appunto trasformati in... polvere da sparo, ma polvere da sparo ne ho. Quindi alla fine via il nitrato di potassio. Via le scarpe. Ok, non sono più sovraccarico, che è una bella notizia. Cuoio ne ho decisamente troppo, ma mi potrebbe servire per riparare qualcosa, quindi lasciamone solo due. Questo l'ho letto? Non lo so, devo vedere.
Cibo ne ho in abbondanza. Pistola, perfino la pistola segnaletica ho. Perché ho delle trappole per coniglio. Raga, il mio inventario è a puttane. Non riesco a capire che cosa abbia il mio inventario. Non mi funziona la rotella, non riuscivo a droppare la roba. Lascia via questo. Ottimo. Poi, cos'altro abbiamo qui? Accelerante. Due acciarini. Mamma mia, ma è stupendo. Non dirmi che c'ho pure un arco e siamo a posto, no? C'ho pure un arco. Vediamo. Che armi ho? No, fermo. Che armi ho? Pistola segnaletica. Revolver. Cristo, io adoro il revolver. Io adoro il revolver. Ok, niente da fare. Mi conviene dormire perché ho una caviglia slogata in ogni caso. E che panno? Dov'è il letto? Ok, dormi. Fatti 6 orette dovrebbero bastarci per recuperare... No, non ci basteranno per recuperare tutta l'energia, ma sicuramente per metterci in condizioni migliori dovrebbero bastare. Poi devo controllare il mio giornalino, il mio diario, per vedere qual è la prossima missione, perché almeno in questa modalità ti danno le missioni. Quindi, perlustra la miniera di Langston, indicata sulla mappa. Il cazzo. Dov'è? Zona di contaminazione? Il valico sconnesso. Ah, ok, devo andare al valico di trasferimento e salire verso la zona di contaminazione. È una zona nuova, non l'ho mai vista prima d'ora. Hai capito? Ok, quindi ritorno al valico di trasferimento, zona di... Ok, ok, so dove andare. So dove andare, ma forse dovrei esplorare un pochino meglio questo maledetto... Questo maledetto posticino. Quindi, questo lo lasciamo. Se solo ci fosse un po' di luce... E credo di sapere dove posso procurarmela. Come si usciva da questo bunker? Oddio, sto sbagliando strada e come? Non mi ricordo la strada del bunker, più che altro. Forse era di qua. Eccola qua, l'uscita. Non so se... Credo che non ci sia comunque luce, in ogni caso. Spero che non c'è luce, perché vorrei ripararmi i miei vestiti. Insonnia per 40 minuti. Vorrei ripararmi questi vestiti. Non ho panni. Ok, come non detto. Allora esploriamo il bunker, come non detto. Ed è quello che faremo. Oh, mangia. Magna sta zitta. Magna testa muta. Magna sta zitta. 295 di calorie. Allora, cos'è il... come si chiama? Lo scorbuto. E effettivamente, per chi magari è nuovo, ha iniziato a guardare questa serie, partendo per l'appunto da questa serie, Tales from the Far Territory, e non ha visto la Misery Mod, ve lo spiegavo, e ha un update per ovviamente un'altra condizione negativa. Come potete ben sapere, lo scorbuto era una condizione molto, molto comune tra i marinai e i pirati in generale, dove praticamente... La carenza di vitamina C portava, dammi qua, portava l'organismo a, diciamo, una crisi interna che corrispondeva al fatto che si ritiravano le come si chiamano, le gengive, si ritiravano, sì, proprio salivano sempre più in alto finché non sanguinavano. Questo era una delle prime prove per notare che una persona avesse lo scorbuto, era uno dei primi indizi che... indicavano la presenza di scorbuto. E gli altri sintomi erano la spossatezza, che per l'appunto è causata da qualsiasi cosa potrebbe essere causata. La spossatezza è uno dei sintomi, e l'apertura delle vecchie ferite. Per esempio, avete una cicatrice, in caso di scorbuto, di carenza di vitamina C, vi si riaprirebbero come se veniste tagliate di nuovo da un coltello. Una cosa serissima, lo scorbuto è mortale letteralmente. Quindi mangiate tante arance, ragazzi, o kiwi. È una cosa controintuitiva, la gente non lo sa, la maggior parte delle persone, perché la pubblicità ci fa pensare che l'arancia sia quella con più vitamina C, ma sono i kiwi, ragazzi, che hanno ancora più vitamina C delle arance. Una cosa che non vi dicono a scuola, eh? Non ve la dicono a scuola. Ma le imparate sul canale di Vio. Non lo dimenticate. Perché io, tra un insulto e l'altro, do perfino delle lezioni. È un canale istruttivo il mio. Vi insegno parolacce e concetti di vita. Non so se l'avessi esplorato. Cioè, alcuni sono vuoti, ma alcune zone non sono neanche cercate. Io non so, col pisello ho cercato in giro. Sembra che dentro quella casa ci sia qualcosa, mi sembra. Da come è messa. Ci ho cercato qui. E niente, allora... Vorrei riparare questi vestiti, ma non avendo degli stracci è un po' complicata la situazione. Qui ho già cercato. C'è un segaccio. Ma è bella canzoncina, mamma mia. Su Misery Mod c'è solo da piangere, proprio. L'orchestra di morte.
Il fatto è che al buio non posso spaccare la roba, quindi dovrei consumare un pochino di carburante della mia lanterna. Vai. Due. Due, fai pure. Ora non so quanto faccia freddo fuori. Presumo abbastanza, perché comunque la modalità... Oh! Comunque la modalità è stalker, quindi non è roba da poco. Ma credo sia fattibile. Guarda, cartucce per il fucile. Niente, credo di aver esplorato tutto. Andiamo verso questa zona contaminata. È un po' di strada, eh. È un bel po' di strada. Non è da sottovalutare. Vediamo se riesco a ripararmi il doppio petto da marinaio. Oh sì. Non mi fallire, per favore. Il fatto che fallire ti consuma comunque il materiale. Un'ora e mezza. Fallire ti consuma comunque il materiale. Sfortunatamente. E... niente, ti consuma il materiale. E... hai perso il tempo. E le calorie. E le palle e tutto quello che vuoi. Allora, adesso la mappa. Mamma mia, è bellissimo uscire fuori e non avere freddo, eh. Letteralmente. Stupendo. Uscire fuori e non avere freddo. Ma quando mai, ragazzi? Ma quando mai? C'ho letteralmente il doppio petto da marinaio che mi sta dando... le calorie della Madonna mi sta dando. È stupendo. Ho del caffè. Questo potrebbe essere un problema. Ho un botto di caffè ma non l'ho mai cucinato. Questa è una cosa piuttosto... stupida da parte mia. E dovrei farmi del caffè. Eccolo qua. Vieni qua che ti faccio ululare io, bello. Vieni qua che ti faccio ululare io. Questa è una casetta. Si chiama Justin Hove, mi pare. È un bel posto dove rifugiarsi in situazioni di emergenza. Effettivamente in Misery Mode non vi ho... non vi ci ho mai portati. Da questo punto, da in questa casetta. Però come emergenza non è male. A cagare? Sì. Non è male? No. È buono. Cioè, è male? No. È buono. Non è male. Doppia negazione fa la conferma. Ho già cercato qui? No, nuova posizione scoperta. Era grande, non ci sono stato qui. Casa. Ah, non è Justin Hove, è solo casa questa, come ho detto. Mamma mia. Prendi l'avena perché effettivamente... I'll take it. Cappotto da militare... cioè, li raccolgo proprio perché... no, ma non è buono, cioè... è carino, ma non è migliore del doppio petto da marinaio. Questo da 3-3, questo è il 33%, quindi darebbe 3-3, questo da 3-4. Ok, quindi lascia il doppio petto da marinaio. Eh sì, ora lasciamo questi 2 kg di inventario. Ma di che stiamo parlando, raga? Ma di che stiamo parlando? Ma questa è proprio l'esperienza godibile del gioco. Cibo per cani? Tè di corteccia di betulla, anche se non mi serve, perché comunque ho la salute al massimo. La bevo lo stesso, why not? Una pagina. Anche quest'anno ho visto gli elicotteri sorvolare le montagne. Ne ho contati 3 il mese scorso e già 2 questo mese. Sempre quando inizia a fare freddo. So che non possono essere tutti turisti. Non è più comunque... Non è comunque non per molto tempo ancora. Ma perché la devi mandare alla gente? Quindi sei tu che hai mandato l'apocalisse? Figli di puttana. Gli dava fastidio che c'era gente che girava? Così come stanno facendo adesso a Barcellona, che sparano l'acqua addosso alla gente perché non vogliono i turisti. Questa è proprio l'educazione per eccellenza. Voglio dire, la cultura è cultura, però... Cristo Dio, la gente viene a visitare il tuo paese, ho capito che... non è proprio bella l'era del turismo e magari rovinano l'esperienza. Però, Cristo Santo, voglio dire, la decenza, ragazzi. È come se venissero nella vostra città e voi iniziaste a lanciare palloncini d'acqua. Così, perché noi i turisti non li vogliamo. Donna, è un paese libero, abbiamo fatto l'Unione Europea, a questo punto ritorniamo ad alzare tutti il braccio e farci il baffetto, non lo so io. È una pura verità, per me è pura maleducazione. Voglio dire, non siamo in tempi di guerra, una persona va dove cazzo le pare, poi se viene nel tuo paese ti attacchi al ciclo, se te lo fai andare bene. E mi dispiace che ci sono sempre mele marce, turisti rispettosi che rovinano anche l'ambiente, lasciano la spazzatura in giro, questo è verissimo. E quelli andrebbero fucilati in piazza, e dovrebbero tagliare le mani come ai vecchi tempi. Guarda, sembra un dinosauro quel coniglio. Però, voglio dire, non è un motivo adatto per screditare tutte le persone che magari hanno lavorato un anno intero e scelgono lì per 2 giorni di andare a Barcellona per grattarsi i coglioni e godersi un po' di relax,
Invece che rilassarsi, vedono i coglioni che gli spruzzano l'acqua addosso e noi vi vogliamo qui. Sembra il sapete cosa sembra? Sembra il villaggio di... il villaggio... Ah, un forestiero! di Resident Evil 4. Ah, un forestiero! E ti sparano l'acqua addosso. Manca poco, eh. Manca poco per arrivare a quel punto. Beh, qui... Mettila come vuoi, non credo di poter scendere senza... Diciamo, con il mio metodo tradizionale antigravitazionale. Eh sì, mi farebbe comodo un caffè adesso. Mi farebbe proprio comodo. Sto dicendo nella vita reale. Una cosa che posso fare, effettivamente... Mi bevo la go-go drink. Giusto per evitare problemi. Sì, possiamo bercela. Tanto cosa me la tengo a fare, se no... Dovrebbe essere considerato un kit medico? Bevi. E ora si corre come se non ci fosse un domani. Il fatto è che vi conviene utilizzare tutto lo stamina quando utilizzate la go-go drink. Utilizzate tutto lo stamina il più presto possibile. Perché sfiga vuole. Cioè, non è sfiga vuole. Una volta finito l'effetto della go-go drink, cosa succede? Vi parte l'emicrania. L'emicrania è uno dei effetti collaterali dell'emicrania. Non è un effetto collaterale, è proprio un effetto vero e proprio dell'emicrania. Oltre alla vista sfocata, è che vi danneggia al 100% il 100% dello stamina. Oltre ad avere la vista un pochino offuscata, vi danneggia il 100% dello stamina. Brutale, lo so, ma è così. Quindi vedete, lo stamina adesso si ricarica. Se mi venisse l'emicrania adesso, anche se avessi lo stamina al massimo, subirei il danno. Andiamo il fucile perché questa è modalità stalker, quindi potrebbe comparire un lupo da un momento all'altro. You never know. Ma pare che sto andando verso la strada giusta, credo di sì. Credo di sì, devo andare di là e poi salire sulla montagna per andare al valico di connessione. So che non riesco a capire dove cacchio mi trovi. Credo che sia la strada giusta comunque. Bla bla bla. Così impari a non farmi saltare. Io salto quanto cazzo mi pare, ok? The Long Dark. Non vuoi permettermi di saltare? E io allora faccio questa roba qua. Vediamo come hai voglia di fissarla. Però ho un modo per fissarmi sta roba, maledetto. Ah! L'ha trovato. Ecco qua. Non importa. Come abiti strappati? Ma di che stai parlando? Caviglia slogata. Oh, Cristo, la caviglia slogata. Stava correndo per un attimo, però, visto che ha fatto così con le mani. Maledizione. Non dovevo cadere così in alto. Ma poi scusami, come abiti strappati? Sono caduto sui rovi spinati. Di che cazzo stai parlando? Tutto coglione. Ah, abiti strappati, guarda. Adesso sono a meno uno gradi. Vai, sorello. Sì. Non fare l'Alfredo nono della situazione, va. Me lo sono già goduto abbastanza. Ecco qua l'emicrania, vedete? Adesso zero di stamina. Mi danneggio il 100% dello stamina. Anche se avevo la barra piena, adesso si è svuotata. Posso camminare di qua, tanto non manca molto, teoricamente. Fino al trailer. Se no... C'è una cosa più intelligente, va. Faccio che zoppicare come dei deficienti. Mi sto a favore, va. C'è un fuoco. Controvento. Sì, bla bla bla. Bla 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 bla. Quanti accelerante ho? Ora da sparo. Ah, non mi serve accelerante. Alla fine 85%. Ho un libro? No, non ho un libro. Dovrei sempre tenere un libro, in realtà. Metti l'altro acciarino, va. Così lo rompiamo, ce lo scartiamo. E tanto il sacco a pelo ce l'ho, a sto punto dormo di fronte al fuocherello. Che altro devo fare? No? È più intelligente, piuttosto che girare come un cretino. Mi faccio anche il caffè, a sto punto me ne faccio 4-5 tazze. Non lo dico di preoccupare. Ah, Dio, arriva la bufera. La grande. Ci mancava solo questa. Posiziona questo. Posiziona questo. Cuoci, barattolo di caffè. Cuoci, barattolo di caffè. Inizio col mettere il sacco a pelo. Il pappapero.
Sacco a papà vero. Ah, ta 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 ta, ah, ta ta ta, ta ta. La grande. Tanto non vi preoccupate, se ci arrivate non considera la posizione del sacco a pelo, ma la posizione in cui vi trovate, quindi non vi dovete preoccupare. Ok, questo dura 19 minuti. Qua c'è un altro caffè, allora. Qua c'è un altro caffè. Ottimo. E io nel frattempo che cosa posso fare in 10 minuti? In 10 minuti, azioni, ripara. Ma in realtà non mi interessa ripararlo. Cuoio seccato, ripara 75%. È stupendo. È stupendo, raga. Questi vestiti. Tutti sti vestiti. Questo andrebbe riparato. Sono stato aggredito da un lupo? Credo di sì. Credo di sì. Luce combustibile, carbone, così ci scaldiamo un po'. Non ci dovremmo preoccupare. Dai acqua, non so quanta ne ho, però... Sì. Un po' d'acqua, fai un litro. Qui ho 31 kg trasportati. Perché mangiarti... Ho zero? Ho zero? Caldo? Si è buggato, l'alimento non ha calorie, pesa zero. Credo si sia buggato durante l'update. Vabbè, lasciamo qui il brodo caldo grezzo. Sì, effettivamente posso anche lasciare la roba così. Si scalda, no? Vicino al fuoco. Vedete? Il riscaldamento, 7 minuti per terminare. Ma solo per riscaldare, mi pare per cucinare non funzioni. Ah, ma il caffè ce l'avevo, non lo sapevo. Non lo sapevo. Non lo saprebbi. E mangia questa. Così ce le leviamo. Mangia questa. E cibo non ne ho per così tanto. Potrebbe sembrare che io ne abbia tanto, ma non è così eccessivo, eh. Guarda, non farti venire l'influenza intestinale con una bevanda. È possibile, eh. Anche i drink vi potrebbero far venire... avvelenamento da radiazioni. Come chiamarlo? Influenza, non è influenza intestinale, è l'intossicazione alimentare. Quindi fatti 5 ore. No, fai 6 ore. Fai 6 ore e niente, andremo avanti a caffè, non è un problema. Ok, il fuoco si è spento. Non ho paura del freddo perché avevo già caldo prima, quindi se sono sotto le coperte non dovrei soffrirlo. Ok. È arrivato il vento, quindi meno 13 gradi. Cosa da cui bisogna difendersi. Un'altra cosa da cui bisogna difendersi è questa. Quindi bevi il caffè. Se l'avessi bevuto caldo, effettivamente avrei avuto meno problemi con la perdita del calore. Ora non dovrebbe mancare molto fino all'arrivo verso l'interstatale. Come la possiamo chiamare? Verso la strada principale che collega per l'appunto... aeroporto al resto del mondo. E come sono messo come personaggio? Le mie abilità. Non male, eh. Non male. Revolver 4? Ma quanti cazzo di animali ho ucciso con il revolver? Non mi ricordo la mia avventura, è un anno fa, Cristo santo, ma... Prima preda, siamo contro vento, non ci sentirà mai arrivare. Il cacciatore ha visto il suo lupo, è da tanto che non tocca carne fresca. Vede la seconda preda, sono anni che non assaggia carne fresca. Continua a mangiare solo mais in scatola e prosciutto cotto in scatola. Però finalmente potrà mettere i denti su qualcosa di un po' più mi è stato notato! La preda improvvisamente diventa un predatore, ragazzi! Ma il cacciatore non teme nulla. Guarda i suoi occhi verdi. Senza te... Va, va, angulo. Vieni che tu. Aspetta, aspetta, aspetta che c'è l'altro. Ehi, va, brutto stronzo. Dove vai? Dove vai? T'ho messo paura, figliolo. T'ho messo paura. Vieni va. Vieni va e discutiamo, va. Vieni va e discutiamo. Mamma mia. Poterlo fare in modalità miseria sarebbe... modalità disperazione, no? Sarebbe proprio... un tocca sana per il mio morale. Invece con... Ah! Ne vuoi un altro? Vieni, 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 vieni. Che cazzo va? Cosa non l'ho preso? No, 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 vieni qua, vieni qua. Figlio di puttana. Cosa credi, che siamo qui a fare beneficenza? La terza è sempre la volta buona.
Ma più che altro qual è il punto? Io miro... Ora, vi insegno a sparare su The Long Dark. Più che altro, a mira massima, lo sway è minore. Qual è l'idea? Quando si spara anche nella vita reale funziona così. Qual è l'idea quando si spara con un fucile? In genere per la distanza è importante allineare il... credo si chiami periscopio. E sarebbe una specie di linetta. Praticamente ti indica 100 metri, 200 metri, 300 metri. E tu lo sposti lì a seconda della distanza a cui valuti il bersaglio. Poi questo alza per l'appunto questo... questi due denti, vedete questi due denti laterali in mezzo, vedete il cerchio, poi c'è sulla destra un dente laterale, qui e qui, ci sono questi due denti laterali, e questi alzano l'altezza per regolare per l'appunto la distanza. La distanza minima non si tocca, alla distanza di 300 metri, magari se valutate che ci sono 300 piedi, spingete verso i 300 piedi. Allora, morale della storia qual è? Che praticamente quei due bastoncini e questo centrale devono essere esattamente alla stessa altezza, allineati al 100%, altrimenti il colpo andrà per i fatti suoi. E quando sono ben allineati questi colpi, questi tre, spari e il colpo andrà esattamente dove stavi guardando, esattamente in quel punto dove per l'appunto si trova la bacchetta centrale. Fatto sta che su The Long Dark c'è un pochino di sway, vedete? La distanza tra i due non è esattamente la stessa, ed è per questo che ho mancato quelle due volte il lupo. Vedete, è un modo lungo per cercare una scusa, no? Però questo è il modo per sparare. Praticamente il motivo è che potrebbe sembrare che sia, ma vedete, è un po' più verso la sinistra quando sparavo. Quindi se miri così, vedete che parte subito con un po' più sulla sinistra, quindi la distanza sulla destra è un po' più elevata. Vorrà dire che il colpo andrà un po' più invece che dritto, motivo per cui ho mancato il lupo. Non perché sono scarso. Non è come su Call of Duty o Battlefield, no, che clicchi ed è esattamente mirato, vedete? Dovete aspettare che si allinei. Adesso sarebbe il momento ideale per sparare. Adesso sarebbe un altro momento ideale per sparare. Più sei bravo con la skill in fucile, meno ci sarà per l'appunto questo ballonzucchiare di mira. Ok, siamo arrivati al caravan. Possiamo sparare un bel coniglietto se volete. Non ho una pietra o qualcosa. Non ho pietre? Stai scherzando? Ok, devo ucciderli per forza con le bastonate. Come li devo uccidere sti conigli? Ah, non serve in realtà. In realtà mi servirebbe una cosa, ora che ci penso. È uno strano rumore quel coniglio. Qui ho già cercato, perché il mio tipico segno per dire che ho già cercato è alzare il cofano. È il mio, diciamo, modus operandi. Se vedo il cofano alzato è perché sono stato io. Il mio messaggio a me stesso è che sono già passato di qua. Ok, dormiamo qua per 5 ore. Poi vorrei farmi un drink caldo, magari, se possibile. Un bel drinketto caldo, se possibile, intendo. Ah, l'ho già letto. Mi sembrava strano, cos'è? Me lo sono perso. Coltello da caccia, credo di avercelo. Ho già cercato. Pantaloni da lavoro logori. E io quali ho? Pantaloni militari che danno 2 gradi, mentre questi danno... credo dai diano 1,5 se non sbaglio. Sì, danno 1,5. Parati. Pantaloni militari sono migliori. E sta arrivando una tempesta. Questa è una brutta storia. Ma possiamo cavarcela in ogni caso. Oppure possiamo spendere un po' di tempo per raccogliere tutta la roba che c'è qui. Ah, ma non ci sono tende. Pensavo ci fossero degli abiti, qualcosa. Di stracci da raccogliere. Ma guarda, i fiammiferi in legno. Quanti ne ho? 25, non mi serve. Non mi serve. Ok, sì, andiamo, non importa. Non importa. Ma lo scaldo il caffè dopo. Però sta arrivando una bufera. E... carbone. Non l'ho raccolto. Ah, ma mi sembrava un orso per un attimo. Mi sono quasi cagato addosso. Panno! È grande. Non c'è niente, ok, andiamo. Prendi fuori la pistola, non si sa mai. Il vantaggio di rivelare il revolver, io adoro il revolver perché è una delle armi migliori in tutte le occasioni, pure per la caccia se te la sai giocare bene. Tranne che per la caccia alle muse e alci, sì. Tranne che per la caccia alle alci, per tutto il resto è ottima come arma. Sento dei passi. Per tutto il resto è ottima come arma, perché
per l'appunto, come difesa. Se riesci a raggiungere il revolver livello 5, tu puoi sparare in testa al lupo quando ti aggredisce, letteralmente, senza cincischiare troppo. Come attacco è precisissima, cioè vedete? Anche questo è il problema dello sway, vedete che molto spesso la distanza tra i due poli sì, è troppo pesante. Semplicemente cos'è? Se è più a destra, mirate un po' più a sinistra del nemico. Se invece è verso sulla sinistra, c'è più spazio a destra, mirate un po' più a destra del nemico. E lo prenderete sempre. E soprattutto è un'altra arma che, livellando, raggiunto le skill più alte, aumenta il danno in maniera più esponenziale. Anche il fucile aumenta un bel po' di danno, per carità. Ma il revolver letteralmente mi pare che raddoppi il danno. E puoi uccidere i lupi in un colpo. È facile uccidere i lupi con le armi da fuoco, in realtà. Anche con l'arco è piuttosto facile, perché i lupi alla fine caricano come dei deficienti a cippo duro, no? E quindi hanno sempre la testa esposta. È già più difficile uccidere le creature che non crepano al primo colpo, quindi... Quali sono le creature che non crepano al primo colpo? Gli orsi e le alci. Le alci con il revolver è una tortura ucciderle. Sono veramente dure. Le alci. Però non impossibile. Qui c'è la difesa dal fuoco, dal vento. No. Devo trovare un posto dove sono coperto dal vento e accendere un fuoco e scaldarmi, perché ho paura che questo vento mi spenga il fuoco. Non c'è da fidarsi. Mi sto marrano. Madonna mia. C'è di strada da fare, eh? Però non sembra così lunga, però è lunga. La strada. Mamma mia, ho veramente un arsenale. È veramente bello non sentirsi indifesi. L'unica cosa che ho nella modalità disperazione, come per difendermi, è per l'appunto la disperazione. Ho dei sassi. Wow. Chissà se aggiungeranno mai delle lance, magari. La lancia c'è, la usi solo per affrontare l'orso nella modalità storia. Ma chissà se aggiungeranno i cosi, come si chiamano? Una lancia, lancia da lancio, no? Prendi un bastone, per l'appunto quello per le frecce o qualcosa del genere, lo fai seccare, lo rilavori e diventa una lancia da lancio. Per cacciare i lupi. Magari non fa lo stesso danno dell'arco, ma è una bella lancia. Ma è una bella lancia con cui magari difenderti. Non sarebbe male come concetto. Sentite qua le idee. Ascoltate qua le idee. Per esempio questa macchina non l'ho investigata, direi. Però? No, l'ho investigata. Allora perché il baule non è alzato? Batteria serve, ve l'ho già detto in tutte le modalità che ho portato. La batteria potete distruggerla con il segaccio per trasformarla in piombo. Poi il piombo potete scioglierlo per farlo diventare pallettone. Poi il pallettone più la munizione più il bossolo più la polvere da sparo diventa un proiettile. È un lavorone, ma ne vale la pena. Adesso accendiamo un fuoco al volo. Acciarino. Ah, ho solo una esca. Cerca di non fallire allora. Se no dovremmo craftare un'esca così al freddo. Signorina Maria, io esco. Come on, little fire. Lo so, è diversa comunque, ci sta come esperienza per scaricare dalla Misery Mode, perché veramente già ho trovato un doppio petto da marinaio così, a inizio puntata è stato bellissimo. La posizione, il caffè amico mio, funziona, un altro caffè, ovviamente forse posso cucinare qualche cosa così al volo, cuoci. Eh no, perché non ho le ricette. C'era una con il mais, ma non ho le ricette. Mi servono. Raccogli. Allora, scaldiamo questo. In realtà no, avrei dovuto... Cioè, che cosa volevo fare? Riposare un pochino, perché comunque il tempo l'ho perso. Dormire 2 ore. Non guardate la durata del fuoco, non vi preoccupate, durerà 2 ore. Non vi preoccupate di questo, è tutto calcolato. Stranamente... Ok, come ho detto. Stranamente il fuoco dura... Ah, si è spento, maledetto. Dura di più rispetto all'ora stabilita, quindi... Vabbè, non importa. Sensazione termica,
Dammi qua, ce l'abbiamo, il caffè ancora caldo? No, in 2 ore si è freddato. Vabbè, non importa. Non importa. Beviti quel caffè. Se c'è scritto magari 1 ora e mezza, generalmente dura tipo 2 ore e un quarto. Non so come mai funzioni così. Non ho neanche controllato quanto sia effettivamente la durata in più, ma... Ok, sono sovraccarico. Allora sai cosa? Mangiati... Non lo so, questa non mi serve. Vabbè, bevi un po' d'acqua. Facciamo così, che è meglio. Non so come mai funzioni così, però i fuochi che stanno all'aperto, mettiamo che durino 8 ore, c'è scritto che durano 8 ore. Mi è capitato che durassero 14 ore addirittura, forse 12, vabbè. Però che durassero molto di più di quello che ci fosse scritto. Non so come mai, ma funziona solo con l'esterno così. Se è un ambiente interno, quindi una grotta o qualcosa, credo che abbia a che fare con magari il vento che alimenta, o magari con lo sbalzo del vento, che magari ti mostra 7 ore, però visto che il vento se ne va via, aumenta la durata del fuoco. Non so che cosa potrebbe essere, ma il vento, il fuoco fuori dalle grotte anche, qualsiasi cosa non sia considerato un interno, funziona alla grande. Funziona alla grandissima, dura molto di più. Infatti è consigliabile, secondo me, avere meglio un fuoco fuori. Qual è la fregatura del fuoco fuori? Che se parte una bufera e non siete contro vento, potete salutarlo quel fuocherello. Passerà dalle 8 ore, passeranno letteralmente, diventeranno 10 minuti. Infatti dovrebbero implementare qualcosa che permetta di... Una pala! Perché alla fine basta scavare una buca, metti il fuoco là dentro, il fuoco dura molto di più. Ci caghi sopra la bufera. Però veramente, adesso qualsiasi cosa, se non è contro vento il fuoco, arriva una bufera, te lo scaccia via, letteralmente. Letteralmente. Ok, quanto manca? Vorrei avere letteralmente l'abilità, no? L'abilità... Ah, ho sbloccato uomo delle nevi, tra l'altro. Questa. Non la posso equipaggiare, purtroppo. La barra di resistenza si ricarica. Questa qui, che ho viaggiato dei 1000 chilometri. La vorrei proprio. Sarebbe stupenda, perché la barra di resistenza si rigenererebbe più in fretta. In modalità stalker posso per l'appunto prendere solo un tratto. Io ho preso solo... Posso prendere un tratto in più. Ho preso solo il tratto del libro. Ho questo che è letteralmente una scarpa con le ali, ma non ha niente a che fare con la velocità. Anche se potrebbe sembrare, non ha nulla a che fare con la velocità. Semplicemente significa che consumo meno calorie correndo. Di quelle che hanno 20% di calorie in meno, se non sbaglio. Wow. Wow. Grazie, papi. Vabbè. Poi i lupi non ce ne sono, quindi non vi preoccupate. Possiamo anche mettere via le armi. Lupi non ce ne sono. È strano, perché più che altro ci sta come ambientazione, però è letteralmente troppo lunga sta strada da fare per arrivare a un'altra regione. Sento un lupo ululare. Però qua la mira. Sono un professionista di The Long Dark, raga. Io mi direi a mani alzate forse il miglior giocatore di The Long Dark. Faccio un botto di cagate perché gioco... Specie in misery mod, gioco il gioco non in maniera concentratissima, lo ammetto, non sono quello che inizia a giocare, deve contare ogni singola caloria, deve considerare ogni minuto, ogni volta che esce deve bere il tè caldo, non sono quel genere di giocatore accanito, però da un punto di vista skill, raga, sono una divinità, e non lo potete negare. Sono anche molto umile. Umiltà è proprio una parola che mi descrive appieno. Senti, zio, te l'ho dimostrato con la modalità interloper. Sono riuscito a diventare autosufficiente letteralmente. Ho perso il salvataggio di interloper. Infatti adesso che hanno fatto l'aggiornamento, ho riscaricato il gioco, non ho il salvataggio di interloper. Non so come mai. Era sul PC vecchio, ma comunque avevo il cloud abilità. Vero, no, era sul PC vecchio e non avevo il cloud abilitato. Io l'interloper l'ho girato tutto sul mio vecchio Acer, è verissimo. Poi mi è esploso. Forse devo provare sull'hard drive. Devo smontare l'hard drive, perché anche se si è rotto non l'ho buttato. Smonto l'hard drive, estraggo i dati,
tutti gli steam, le installazioni e tutto. E magari c'è ancora il salvataggio. Solo che non so se si... però mi sa che se metto il vecchio salvataggio mi sovrascrive questo nuovo. Se metto il vecchio profilo di Steam mi sovrascrive tutti i salvataggi nuovi. No. Non è una cosa che voglio rischiare allora. Madonna mia, quanto è bello. Quanto è bello avere 3 gradi sopra. Fuori. Cioè è letteralmente stupendo. I miei vestiti quanto mi danno? Più 24 bonus di calore. Solo. Io non ho freddo fuori. Eh sì, la bella vita. Vedi che ti fa bene. Adesso, qual è il punto? Una cosa di cui non vi ho mai parlato è che in questo gioco hanno aggiunto... È una renna? Un alce, voglio dire. No, è un cervo. Cosa volevo dire? In questo gioco hanno aggiunto... il puma. Ve ne ho parlato una volta da Misery, ma per chi non l'avesse vista ne parlo anche qui. Ho già cercato qui. Il lupo, e lì il lupo, il puma, è praticamente, come ho già detto, una punizione e un'afflizione invisibile, anche quello. Un po' come camminare in pendenza, non so se vi ho mai spiegato come funziona la frattura, la slogatura. Un po' come camminare in pendenza, no? Si accumula una barra. Se tu camperi in una regione, a seconda della difficoltà, il tempo si riempie questa barra. E quando raggiunge il massimo, arriva il puma nella tua regione. E anche lì parte la fase 2 del puma. Il che vuol dire che... Scusami, non mi avevi detto che era di qua? Sì, dovrebbe essere di qua, no? Ah, ok. Stavo preoccupando. Lascia il valico di trasferimento. E il puma che cosa fa? Parte la fase 2 e anche lì si riempie una barra, ma solo se sei all'esterno degli edifici. Se sei fuori dagli edifici, zona di contaminazione. Questa non c'era, questa è nuova. Sembra bella. Che vuol dire zona di contaminazione? Che tipo in modalità storia mi dovrò mettere qualcosa, una maschera, qualcosa... No, in modalità storia non mi mettevo una maschera, ma voglio dire, ci sono tipo delle miniere... Perché la missione è di raggiungere le miniere, ci sono le miniere piene di gas e devo uscire prima di asfissiarmi. Come nella modalità storia. Ora, io seguo le rotaie, non so dove devo andare, onestamente. Seguo le rotaie perché generalmente le rotaie portano verso le miniere. Però non saprei dove andare. E dicevo, il puma si riempie quando sei fuori all'esterno, troppo a lungo, si riempie anche questa barra. Una volta che vedi che il puma è nella tua regione, ti compare una barra rossa in basso a destra. Si riempie anche questa. E se raggiunge il 100%, tu potresti essere anche in cielo, potresti essere sopra il traliccio irraggiungibile. Parte una colluttazione dal nulla, invisibile, proprio parte la colluttazione contro il puma. E ti toglie X vita, a seconda della tua protezione. Ti lascia una ferita che si chiamano lacerazioni profonde. Oh, qui c'è una renna. Un alce. Oh! Lì è gas verde, vero? Oddio, mi sa che non ci posso camminare lì. È gas verde quello? Mi sembra di vedere del gas verde a terra, ma la domanda è ci posso camminare? O mi becco qualche debuff negativo? Oh, ci sono i barili, guarda. Dite che ci posso camminare senza beccarmi un buff negativo? Oddio, no, mi sta riempiendo tipo lo schermo verde. Mi sa che non ci posso stare troppo a lungo. Oh, rischio di avvelenamento chimico. Evita le zone chimiche o indossa la maschera respiratoria. E dove te la prendo la zona della maschera respiratoria? Hai capito? Che cosa fa questo avvelenamento chimico? Oh, Cristo Dio! Bastardo, l'ho mancato. L'ho preso, ma non è morto. Ma è questo... Era diverso come lupo. Aveva tipo il pelo un po' più... Più, come dire... Aveva un po' di lopecia, guardatelo. Vedete che ha tipo un po' di lopecia? Sembra che gli sia caduto un po' di pelo. Amico mio, che finita. Adesso il lupo... quando il lupo vi rimane ferito, così da un colpo di arma da fuoco, comunque da una freccia, correrà. Correrà finché non morirà. Generalmente corre per pochi minuti, una quarantina di minuti e poi crepa. Mamma mia che spavento che mi ha fatto. Però aveva tipo già gli occhi verdi di giorno, aveva gli occhi verdi mi pare di aver visto. E quello che mi ha colpito è il pelo. Il pelo che era tipo tutto...
soddisfatto. E amico mio, è finita. Dai, come fa? O crepa dal nulla. Gola del segnalatore. Signora Gola del segnalatore, dove trovo una maschera antigas? Guarda le foglie, tutte avvizzite. Non credo di poter entrare nella miniera allora di Langfield senza avere... Deve esserci da qualche parte una maschera antigas. Devo solo capire dove. Sarà in uno degli edifici principali, tipo... Guarda quanto ne ho perso. Come 23%? Mica mia. Sei deficiente? Non c'è gas verde. Madonna mia. E ci sono delle baite, delle case. Credo che la troverò lì. Sono positivo che la troverò là dentro. La maschera antigas. Solitamente si trova negli edifici principali, no? Magari mi sbaglio, per carità. Però il mio istinto mi dice che dovrei andare lì. Noi adesso stiamo andando verso la miniera di Langfield. Oppure lì c'è pure una bella... Qual è la miniera? Questa è una struttura da miniera. È tipo un sistema di carrucole. Per portare fuori carbone, oro, quel che vuoi. Ho premuto G per sbaglio, volevo premere H. Ok. Pantaloni da minatore. Prendiamoli perché non so se siano buoni. È una cosa nuova di sicuro. Di sicuro. Di sicuro. Però voglio dire, un minatore di montagna... Credo che abbia dei vestiti piuttosto caldi. Dove stanno volando sti corvi? Stanno volando sopra un cadavere. Perché se è una carcassa di cervo, di elfo, o di gnomo è da vedere. Ok, lì che stanno volando. Sono troppi, quindi credo che siano... Che sia un corpo di essere umano. Vediamo. Ah no. Un lupo. Un lupo divorato. Chi è che si è mangiato un lupo? Si mangiano tra di loro i lupi? Da quando? E da quando? A meno che non sia stato un essere umano che proprio se l'è mangiato come un panino. Il lupo sembra guadagnato da altri lupi. Ah, non è al chiuso? Pensavo di entrare da qualche parte. Patata! C'è tanta patata! Alla grande. Cucina? La cucina più vuota della... No? Come non detto? Carota? Poi me la infilo in culo. Devo fare. E ragazzi, e poi prendo la carota e... Ho visto ah no, è una padella. C'è una bella stufa. Frigorifero, ci sarà qualcosa. Vediamo questi pantaloni. Ero lì fuori, non volevo indagare, ma... 2 gradi. 2 gradi ad 1 grado. Però pesano 0,25 in più. E danno meno in protezione e soprattutto tolgono il 3%. No. Sono peggiori. Sono buoni, diciamo, quando non hai niente, ma sono peggiori di quelli che ho. Però sono buoni. Non c'è niente. Ok, non so se cercare ovunque, perché comunque alla fine... Non so neanche io che cosa stia cercando. Solo la maschera antigas, vorrei sapere se c'è. Ok, questo potrebbe servirmi. Solo che non c'è la farina. Per le ricette principali servono... hanno bisogno della farina. Quella in padella. Chicchio. Ula. La barretta energetica purtroppo non c'è su Interloper. È perché è comoda e sono 500... Ah, questa è la messa, tipo. Sono 500 calorie per 100... per 100 grammi. Cioè, chi non la vorrebbe? Niente di interessante in questa messa. Sembrava più che altro una specie di municipio. Invece no, è la mensa dei minatori, credo. Una messa alla mensa dei minatori. Ci saranno patate. Patate e carote, questi sono praticamente i contenitori. 7 carote! Mamma. Questi sono i contenitori delle verdure praticamente. Quindi ho cercato ovunque, non c'era niente. Freezer? Non so. Magari c'è un pesce cucinato. Nulla. Nulla di nulla. Allora mangiate questa. 500 calorie. Stupendo. Stupendo, 500 calorie su 100 grammi. Vediamo. C'era un altro edificio, non c'era solo questo. Ok, ci sono anche le baite, vedete? Vediamo se ci sono delle munizioni. Mi viene a controllare perché potrebbero... Campo dell'ozio. Potrebbero esserci delle munizioni. Mettimi la pistola. Sembrava sangue.
così a primo impatto. Combustibile per lanterne. Niente di interessante. Sì, sembra sangue, vero? Sangue da trascinamento. E ti accorgi che sono cavi. Ho raccolto dei cavi dei fusibili prima perché ho paura che da un momento all'altro mi servano per riparare delle torri radio, come su Signal Void, no? Magari non è questo il caso, si può dire. Però, giusto per essere sicuri, no? Meglio averne e dropparli piuttosto che non averne e rimpiangerli. Ok, potrebbero esserci delle cose interessanti. Patatine. Mangia le patatine. Qui c'è qualcosa, niente di interessante. Meno male che il piede di porco. Come non detto. Però se non avessi avuto il piede di porco avrei dovuto convivere con il mistero. E se ci fosse qualcosa, ci fosse stato qualcosa là dentro. Però almeno così. Il mistero. No, aspetta, prendilo. Così almeno il mistero l'abbiamo tolto. Va. Secondo, armadietto forzato. Terzo, vuoto. Cioè, per principio, un armadietto che devo forzare dovrebbe avere qualcosa dentro. Poi le patatine con 300 calorie sono forse le patatine meno caloriche della storia. Le dovrebbero proprio vendere, perché sono patatine meno caloriche della storia. Cioè, vuoi mettere? Le patatine veramente hanno... Le patatine vere e proprie hanno tipo, 1000 calorie per confezione, penso, come minimo. Cuscino. No, so, era un pochino rosso. Le patatine sono molto caloriche. Via. Dubito fortemente che abbiano solo 300 calorie per 100 grammi di patatine. E qui non c'è niente. Oh, c'è un tizio morto. Salve, amico mio. Tante patatine. C'è niente. Sardine. È già utile, guarda, lo stiamo mangiando. Penso che non abbiamo trovato niente in cucina. Ci arrangiamo con quello che troviamo, no? Sciarpa di cotone. Questi armadietti vuoti. Bench. Ok, siamo pieni. Hope nobody needs this anymore. Sì, dai, andiamo. Si sa mai. Ti ho cercato. Ma perché è così in disordine il suo posto? E che ha ribaltato tutti gli armadietti? Sciarpa di cotone, anche a te. Scusami se ti scavalco, ma sai com'è, sei un po' inutile. Ehi, acqua. Cibo. Fagioli col maiale. Ok, niente. Ok, lo dico io. È un ritrovamento leggendario, signorina. Meglio di no. Combustibile per lanterne, destra e sinistra. Comunque troviamo combustibile per... Oh, lascia perdere che è barattoli di vernice, guarda. Sto letteralmente morendo di quello che vuoi, in modalità miseria, ma ho trovato tipo 12 barattoli di vernice. Invece che oggetti interessanti. Come dovrei reagire? Vabbè, questo lascialo, dai. Ho rotto le palle. Cos'ho di così pesante? L'aria potrebbe servirmi. L'acqua. Ok. Io so riesco a raccattare della stoffa. Ok, si sta facendo notte. Quindi vediamo se riusciamo a raccattare della stoffa da qualche parte. Scatola di cartone. Solo scatola di cartone. Ah, tende, alla grande, non l'avevo vista. Raccattiamo della stoffa. Così al volo. E ripariamoci tutti i vestiti che abbiamo. E dormiamo per tutta la notte. Per poi ripartire verso la miniera. O comunque. Pensavo di trovare qui la maschera antica, onestamente. Cioè, così. Un cavolo di. Posto in mezzo al nulla, ti viene da pensare, beh, effettivamente sarà questo, invece no. Mi sbagliabbe da grosso. Chance di successo 85%. Forza, signorina, non mi deluda. Ok. Riparato. Quasi. 0.4 gradi potrei guadagnare. Anche qui 0.4 gradi. Qui. Non so. Qui. Neanche troppo. Che mi conviene ripararmi questo 0.4 gradi e poi mi riparo anche di nuovo i pantaloni. Ok, sono guarito dal rischio di avvelenamento chimico. Ok,
cos'altro? Questo 0.9 0.3 gradi. È una cosa ingiustissima. 6% mi toglie 0.2 gradi. È una cosa ingiustissima. Posso dire la mia. È terribilmente ingiusta. Ok, così abbiamo tutti i vestiti riparati. 25 gradi da bonus da calore. Finché non ci aggredirà un lupo. siamo in modalità stalker. Cosa ci aspettiamo? Prima o poi deve capitare. Non so quando, ma prima o poi deve capitare, per forza. Ottimo. Quindi direi che adesso sono sovraccarico adesso. Cosa ho qui? Rischio di distorsione. Sono ancora sovraccarico. Maledizione. Perde in cibacco. Cosa posso abbandonare? Questo? 10 ore di lettura? Troppe. Non so che cosa lasciare. No, queste non le voglio lasciare. Queste le posso lasciare tutto. Ok, non dovrei più essere sovraccarico. Ora se dormo non dovrei più essere sovraccarico. Quindi anche dormire 10 ore. Così recuperiamo tutto. Ben riposati e possiamo fare un'avventura lunga dopo. C'è stata una notte di aurora. La grande. Notte di aurora. Ora è piena notte. Siamo completamente riposati. Sento proprio la notte di aurora che sta battendo come non mai. Ma la nostra puntata termina qui, ragazzi. Abbiamo esplorato per un po' la zona nuova. Siamo arrivati fin qui. Ci rivedremo nella prossima puntata, dove per l'appunto proseguiremo con l'avventura del secondo episodio. Spero vi sia piaciuta, non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio.